Benvenuti alla nuova edizione di MHR News. Entriamo subito nel vivo con la prima notizia. Santanchè annuncia lo stanziamento di 1.380 milioni per le strutture ricettive. Il Ministero del Turismo promuove il Free Tour, ossia un fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo del turismo, che dispone di una dotazione da 1.380 milioni di euro. Questo consentirà alle imprese di essere maggiormente competitive e al passo con i continui cambiamenti del settore. Un intervento che testimonia il pieno sostegno del governo al comparto turistico, che soprattutto nell'ultimo anno ha dimostrato di trainare l'economia italiana. Ritardo passaporti. 80.000 viaggi saltati e 150 milioni di mancate vendite per le agenzie di viaggio. Da disagio per la cittadinanza a danno per le imprese del turismo. L'ingorgo passaporti ha fatto saltare fino ad oggi circa 80.000 viaggi organizzati, 150 milioni di euro di mancate vendite per il sistema italiano delle agenzie di viaggio. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Assoviaggi, l'associazione del turismo organizzato Confesercenti. Quasi nessuna delle agenzie si è salvata. Il 96,5% segnala problemi e ha visto lievitare da poco più di 2 settimane a oltre 5 il tempo necessario per riuscire a fissare un appuntamento per il rilascio del passaporto. Un caos che ha portato a disdette e mancate prenotazioni. Complessivamente ne sono saltati in media 7 di viaggi per agenzia, per circa 13.000 euro di vendite non effettuate. A Roma torna l'appuntamento con l'Albergatore Day. Si è svolta negli spazi congressuali del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa la 19ª edizione dell'Albergatore Day, storica manifestazione organizzata da Federalberghi Roma, tornata nel 2023 ad aprire idealmente l'anno turistico con un'intera giornata di incontri tra operatori e istituzioni dedicata allo stato e alle prospettive del settore turistico. Ad aprire l'evento è stato il saluto ufficiale del sindaco di Roma Capitale, Gualtieri. I lavori sono stati preceduti dal saluto istituzionale del ministro del turismo, Daniela Santanchè. Al centro del dibattito, il tema nodale della collaborazione tra i vari livelli istituzionali, perché la ripresa dei flussi non si fermi, ma possa anzi incrementare la propria spinta anche attraverso nuove forme di conduzione gestionale del settore. Andrea Moscardini lascia Welcome Travel, la rete riorganizza la direzione network. Andrea Moscardini e Welcome Travel prendono strade diverse. La rete annuncia la riorganizzazione della direzione network e il termine della collaborazione con il manager, che, stimolato dalla volontà di misurarsi in nuove sfide professionali, esce in totale armonia con il network e le azionisti Alpitour e Costa. L'amministratore delegato di Welcome, Adriano Apicella, sottolinea come il network oggi sia strutturato e organizzato per gestire efficacemente la rete di agenzie, e che la riorganizzazione punta sulla semplificazione della struttura e a creare maggiore sinergia tra la business unit aziendale. La nuova organizzazione vedrà Dante Colitta al lavoro con la squadra dei network manager, al fianco di Apicella, per creare valore per le agenzie del network. SEA e EasyJet annunciano la riapertura del Terminal 2 di Milano Malpensa. Il prossimo 31 maggio riaprirà il Terminal 2 di Milano Malpensa. Lo hanno annunciato la società SEA, che gestisce i sistemi aeroportuali di Milano Malpensa e Linate e la compagnia EasyJet. Quest'estate EasyJet arriverà a basare fino a 23 aerei all'aeroporto di Milano Malpensa, confermandosi il primo vettore dello scalo per capacità messa a disposizione dei propri clienti e portafoglio di rotte raggiungibili. Per il Giubileo 2025 a Roma più bus grazie all'accordo tra SIT e Green Line Tours. Importante operazione economica siglata tra Green Line Tour e Società Italiana Trasporti SRL, che permetterà di incrementare i servizi turistici di linea della capitale anche in vista del Giubileo 2025. Intorno all'operazione si sviluppa un piano di investimenti a medio termine di circa 8 milioni di euro, finalizzato ad attività come l'acquisto di veicoli elettrici, adeguamento di infrastrutture, la valorizzazione dei mercati rionali e progetti fluviali sul Tevere. Dalla redazione è tutto. Ci vediamo al prossimo appuntamento di MHR News, le notizie del mondo hospitality and travel.